Bella a tutti ragazzi! Bene, un video sfogo che non facevamo dall'età della pietra, perché ultimamente magari dicevamo vabbè, almeno in Champions col Porto passiamo, i quarti almeno li raggiungiamo, poi usciremo ai quarti, però dettagli, quindi non avrebbe fatto differenza. Ma siamo usciti col Porto, che abbiamo fatto bro? Ieri schifo, sera. Schifo. È da inizio campionato che lo dico che sto facendo schifo, su, mi dici, bravo Antonio. Lo avevi detto a ogni partita. E alla fine finite che l'abbiamo fatto davvero schifo. Siamo usciti io con il Porto. Tre anni di fila. Allora, il primo anno, cioè in questi tre anni, l'Ajax, Lione e Porto. Basta. Cioè veramente uscire quando sei la favorita ed esci così, ok, cioè non va bene. Perché quando noi sapevamo che non dovevamo. Quando sei uscito con il Real Madrid ci stava. Perché il Real Madrid, a parte all'ultimo minuto, poi con quella cosa di Buffon, quando sei uscito con il Barcellona in finale, ne sei uscito a testa alta. Con il Real Madrid sei uscito a testa alta. Anche nella finale di Cardiff, comunque, era una sconfitta accettabile con il Real Madrid. Certo, magari 4-1 un po', però, comunque, sconfitta che... Cioè, noi sapevamo che dovevamo uscire. Alla Champions, ma almeno uscivi, non col Porto, almeno uscivi col Barcellona, Real Madrid, poi è vero, Barcellona abbiamo tutto pure 3-0, però mamma mia, questi match, cioè, poi sapevamo che col Liverpool oppure col Bayern Monaco avremmo perso, ma non col Porto. Esattamente quello che dico io, ragazzi, è una cosa incredibile. Poi una cosa, molto a criticare Pirlo siamo stati, però non è colpa di Pirlo, sinceramente no, è colpa di persone individuali, cioè noi ci sentiamo di dire che non è colpa di Pirlo, ma degli errori individuali, persone individuali, degli errori individuali, perché tra andata e ritorno è imbarazzante il Bentancur all'andata. Bentancur all'andata ha fatto la cazzata. Demiral al ritorno, perché comunque il rigore c'è, ragazzi. È stata una furbata assurda, colossale dell'attaccante loro. Però ragazzi, il rigore c'è, quando il rigore c'è va fischiato, punto. Purtroppo possiamo ragionarci per ore, ma quel rigore c'è. Se poi ragioniamo con l'ottica che noi all'andata il rigore non ce l'hanno dato, vabbè, ok. Però ragazzi, il rigore purtroppo è netto, e Demiral non è adatto a... Se proprio dobbiamo trovare una colpa di Pirlo è di non aver messo De Ligt dall'inizio, forse. Sì, perché comunque di recuperare si vocifera che aveva recuperato. Si era messo Demiral perché era in forma, però Demiral non è da big match per me. Ieri ha fatto più danni che altro. E io lo dico d'inizio campionato, Demiral può fare la riserva alla Juve, può giocare Crotone, Spezia, quelle partite lì, può fare il titolare quando sono infortunate le riserve, quelli che giocano, tipo se stanno Chiellini, Bonucci, De Ligt infortunati, lui gioca, però ragazzi per il resto Demiral non mi convince per niente, nei big match parlo. E poi la terza cazzata, quella che ci ha fatto praticamente perdere quella di Szczesny e Ronaldo, che più o meno, perché comunque è vero che Szczesny non si è fatto trovare pronto, però Ronaldo ha fatto una cosa veramente da cretino allucinante Cristiano Ronaldo, che si è girato mentre saltava, ha scansato il pallone, così prendeva la faccina, infatti si voleva proteggere il viso. Poi molto bene, il rigore nell'andata secondo me per me c'è inutile vociferare di ieri, c'era fallo su De Ligt, c'era il rigore su De Ligt, e il rigore dell'andata che non è stato dato, punto, basta ragazzi. A parte che Rabiot che ha fatto pure il gol del 3-2, nelle ultime tre partite Rabiot ha fatto due gol e un assist, tra Porto, con chi abbiamo giocato l'ultima di campionato, tra Porto, Lazio e Porto in ritorno, ha fatto due gol e un assist. Quindi insomma Rabiot qualcosina dall'inizio della stagione è riuscito a farla, perché alla fine ha fatto tre gol e due assist, il che... ci possiamo stare, e Rabiot sta facendo veramente veramente bene ultimamente. E ti faccio una domanda: quando torna Bentancur al fianco di Arthur e McKennie, chi ci metti tu tra Rabiot e Bentancur? Beh, secondo me per Rabiot, cioè, ultimamente sta giocando meglio Bentancur, con tutto il rispetto, anche Rabiot non è che quando... detto Bentancur un anno, nel 2019 ha fatto schifo, nel 2020 ha fatto bene, nel 2020, sì, però anche quando Bentancur è in forma non è quel giocatore che ti può cambiare le partite, eccetera. Mentre Rabiot non è tanto. Sì, ma Rabiot quando è in forma è devastato, cioè, visto ieri era quando è in forma, però per il resto è molto più discontinuo Rabiot di Bentancur. Bentancur più o meno ti fa sempre le solite cagate, per tutto rispetto, Bentancur che a me non è mai piaciuto, lo sapete. Fine stagione,
proprio parola d'ordine che alla fine Ronaldo di alla fine di questa stagione Ronaldo se ne va. E io non ti dico che se se ne va Ronaldo devi prenderti Mbappé, perché sono 300 milioni. Sì, abbiamo. Non dico di prenderti Haaland, che sono 200 milioni. Rashford. Ma comunque Rashford, un'opinione ci nostra, sta. Rashford ci sta sottovalutatissimo. Un giocatore che si è infortunato perché voleva andare a prendere palla dalla difesa a corse per 80 metri. Mi ricorda molto il Mandžukić alla sinistra. E Rashford può fare esterno sinistro, attaccante e seconda punta. In coppia con Dybala, ragazzi, la coppia Dybala-Rashford spaccherebbe ogni cosa. Se tu mi metti Rashford a sinistra, Chiesa a destra e Dybala al centro, come fantasista magari, tu probabilmente, e Rashford è adatto perché l'ala sinistra che si accentra e tira un po' quello che fa Ronaldo, però giocando di più con la squadra. Con tutto rispetto, io non me la sento di incentrare il gioco su un Ronaldo 37enne l'anno prossimo. Lo puoi fare a FIFA, non lo puoi fare in realtà, con tutto il rispetto. E comunque Chiesa, cioè, veramente da sposare. Sposaci, perché molti dicono che Chiesa magari è un, come si dice, un alieno. No, un Bernardeschi bis. Esatto, un Bernardeschi bis. Ma ragazzi, il primo Bernardeschi, che voi dite, pure Bernardeschi ha fatto bene all'inizio. Bernardeschi ha fatto 5 gol e 6 assist il primo anno. Chiesa ha fatto 11 gol e 7 assist e ancora deve finire l'anno. Una cosa incredibile. Poi Bernardeschi fece un gol in Champions League, Chiesa ne ha fatti 4, che sono tanti, 4. Io ce l'ho al fantacalcio e purtroppo mi sono pappato il gol del gol e assist in Coppa Italia e il gol del e i 4 gol in Champions, 4 gol e 2 assist in Champions. Però ragazzi, Chiesa veramente è un giocatore devastante, veramente l'anno prossimo si spacca tutto. L'anno prossimo è al centro del progetto. E l'anno prossimo, intanto parliamo di quest'anno. Ora ci è rimasto abbiamo 10 punti da recuperare. Coppa Forza e Coppa Italia. Supercoppa l'abbiamo già vinta. Ragazzi, è testa al campionato, ci sono 13 partite da giocare più la finale di Coppa Italia. Vogliamo vincere tutto, campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Fare come nel 2016, che si è uscito agli ottavi col Bayern Monaco, non col Porto. Non col Porto, e tra l'altro è subito dei torti arbitrali incredibili, peggio di ieri e all'andata più che altro. Ma veramente la Juve è una maledizione in Champions, come viene sempre sfavorita, sempre, una cosa incredibile. Dybala ora rientrerà e sarà fondamentale, perché Dybala è più forte di Morata, con tutto il rispetto per Morata, ma ha fatto 3 gol tra il ritorno con il Ferencváros e 3 gol col Ferencváros, 3 gol con la Dinamo Kiev in campionato, ha segnato solo alla Lazio delle big, ragazzi. Morata veramente non so perché nei big match non riesce a sbloccarsi, o si sblocca o sarà Dybala titolare, oppure Pirlo, che ora finalmente può trovare il sistema di gioco. Pirlo, perché prima non lo poteva trovare, ora lo può trovare perché è stato sempre infortunato qualcuno. Ora rischiami di mettere Dybala, Morata e Ronaldo insieme e vedi cosa combini. E magari l'anno prossimo al posto di Ronaldo ce ne metti in alto, perché Ronaldo con un ingaggio da 30 milioni, questo è Ronaldo, preferisco non averlo. E va bene. Va bene un cazzo. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, dimmi da lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Giusto. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con noi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirci su Instagram. Da Monisport07. E buon anno a tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.